Buonasera ragazzi, insieme a noi stasera abbiamo l'artista musicale, il grandissimo artista musicale Marco Retani. Buonasera Marco. Sì, buonasera, ciao Laura, grazie di avermi invitato. Benvenuto e ti ringraziamo tantissimo per questa intervista, perché abbiamo alcune domande e ti chiediamo di rispondere. Allora, visto che stasera tu fai parte della giuria, corretto? Certo. E ci puoi spiegare ai nostri ascoltatori in che consiste questo concorso? Appunto, cosa devono fare i ragazzi stasera? Beh, qui guarda, siamo arrivati adesso alla seconda edizione, questa è la prima tappa della seconda edizione. Ed è un talent alla vecchia maniera, no? Cioè, una specie di vecchia canzonissima abbinata al concetto nuovo che adesso c'è della ricerca del talento tra i giovani, e comunque gli spazi diventano sempre pochi, però quei pochi cerchiamo di farli e di svilupparli. Qui arrivano ragazzi esordienti che cantano o i loro pezzi oppure delle cover, per poi arrivare, magari andando avanti nelle selezioni, a arrivare poi alla fine a cantare il loro inedito e quindi poi volare nel mondo della musica. Concorso per esordienti. Esattamente. Marco, quindi stasera i ragazzi devono esibirsi qui su questo palco, in questo bellissimo locale. Tu ovviamente devi fare la tua parte, devi decidere chi è stato il più bravo, giusto? No, sì, siamo una giuria, evidentemente ognuno esibirà quello che è capace di fare, il suo talento, ci saranno dei punteggi, ma non siamo nemmeno così cattivi, cioè è un concorso a tappe, si va avanti fino alla finale e lì ci sarà la graduatoria, ma fino allora diciamo non ci sono classifiche né bocciature, si va avanti a vista promuovendo il talento. Ovviamente sì. Marco, un'ultima domanda, poi te la lasciamo libero. Visto che sei comunque un artista musicale, volevo chiederti quali sono i tuoi progetti per il futuro? No, ecco, guarda, io scrivo libri e canzoni, sono un autore di Mondadori, adesso recentemente, ma questo per Baldini e Castolte, è uscita una biografia che ho scritto assieme a Marco Carta, proprio recentemente, l'altro ieri, che sta andando benissimo. Mi occupo di scrivere romanzi e quindi mi capita di scrivere dei testi per delle canzoni. Proprio ieri ero a un concerto della nostra Patti Pravo, che ha fatto Sanremo tra l'altro con una mia produzione, un mio pezzo, un po' come la vita, non so se vi è piaciuto, spero di sì. Bellissimo, assolutamente bellissimo, sì. Ragazzi, bellissimo. Grazie, e quindi progetti tanti, perché di canzoni ce n'è sempre da fare per tutti. Ci stiamo alla finestra e promuoviamo i giovani e chi ha voglia di prendersi in giro. Ovviamente abbiamo capito che nella vita non bisogna mai fermarsi. Assolutamente no. Marco, ne approfitto anch'io, insomma, visto che abbiamo il piacere e l'onore di averti ai nostri microfoni, per farti anche una domanda. Premio Nina Pizzi, insomma, un artista enorme, e quindi è un onore essere qui a giudicare anche dei giovani talenti. Come credi che sia cambiato il mondo della musica? Come approcciano adesso i giovani al mondo della musica? Una volta si partiva da Castrocaro, c'era una gavetta. Non è che sta passando un po' l'immagine che basta fare un reality o qualcosa e si diventa dei cantanti? No, guarda, tu hai ragione, però in effetti il mondo cambia e cambiano anche i punti di vista, no? Cioè, io non vedo tanta diversità tra questi talent che ci sono adesso, sì, rispetto a quello che c'era una volta. Prima c'era il cantagiro, c'era il disco per l'estate. Esatto. Cioè, in questi anni non erano altro che talent. Nilla Pizzi arriva a Sanremo nelle prime edizioni e che peraltro vince le prime due, le cantava pure altre canzoni, no? Per cui arriva prima, seconda, terza. Però quelli erano veramente i talent all'inizio, contava solo la canzone, i cantanti non erano delle star, presentavano le canzoni scritte da altri. È cambiato il veicolo attraverso cui si arriva alla gente, e la gente fruisce il talento delle persone diversamente. Prima c'erano tre canali della RAI, cioè c'erano due canali della RAI, e i talent erano canzonissima, era il Festival di Sanremo. Il Festival di Sanremo nasce come un talent. Tutti questi sono Modugno, Nilla Pizzi, sono tutti Claudio Villa, sono diventati famosi
per essere passati prima da lì, no? Certo. Che differenza c'è? Cioè, la differenza è che è cambiato il mondo, ma concettualmente talent erano, talents abbiamo, no? Questo è il punto. Questo è per questo che vanno promossi e vanno sostenuti. E vanno capiti. E vanno capiti.